L'acqua di Cea, la fabbrica dell'acqua, è protagonista oggi ad Expo, il centro di educazione ambientale di Serravalle. Infatti previsto un'intera giornata con laboratori artistico e creativi per tutte le persone presenti all'esposizione universale. Un'iniziativa, questa di Cea Acqua per Tutti, orientata a creare una cultura più attenta e consapevole dell'ecosostenibilità. Un modo innovativo per coinvolgere le migliaia di persone presenti ad Expo attraverso musica, colori e pennelli sotto il segno dell'acqua. Avremo un attore, animatore e anche pittore che sarà impegnato a dipingere due grandi tele per rappresentare il Delta del Po, il nostro territorio, ma anche proprio la gestione della risorsa idrica nel nostro territorio. Come sta andando l'esibizione? Sta andando benissimo, direi come sempre. Guarda, è sufficiente far partire il viaggio che poi dopo gli spettatori se ne impossessano tranquillamente. Ritorniamo alle performance di strada degli anni 50, niente di nuovo. Però è stato dimenticato questo. Basta solo partire che poi, guarda, partecipano tutti. Cosa state disegnando? Io scrivo il mio nome. Tu invece? Anche io il mio nome, perché non so più disegnare, quindi... E se dovessi disegnare qualcosa che riguarda l'acqua? Una cascata, penso. Non è più facile. E invece se dico acqua, cosa ti viene in mente? Fresco. E mare.